Presidente Olivieri, sesta edizione di Football Leader, una kermesse di grandissimo successo, di grandissimo valore, convegno, sarrismo ed allegrismo. Lei da che parte sta? Ma così può essere un discorso un po' folcloristico, però è di sostanza. È di sostanza perché dentro le due correnti di pensiero ci sono idee a monte. Idee degli uomini, idee degli allenatori, quindi secondo me sarà una cosa molto importante perché riusciremo a definire quelle che sono queste due correnti di pensiero sul piano tattico e poi quando discutiamo degli uomini è una discussione che mi garba meno perché fortunatamente siamo tutti diversi uno dall'altro. Quindi. Se ne è parlato tanto durante questa stagione di sarrismo e d'allegrismo e gli allegristi sostengono che il bel gioco possa costituire un limite, nel senso che a volte è necessario giocare brutte partite pur di portare a casa la vittoria. Lei che cosa pensa? Ma sbagliano a dire così. Poi il bel gioco, e bisogna vedere la bellezza, dire, a me questo palazzo qua mi emoziona. Però mi emoziona di più la Rocca di Samignato, che al confronto a questo è nulla, no? Però dentro di me emoziona di più perché sono nato lì e so questo, quindi la bellezza è sempre una cosa soggettiva, poi ci sono anche numeri, ci sono risultati, c'è l'efficacia di un gioco. Io credo che il Napoli sia riuscito a coniugare sia bellezza che efficacia. Il Napoli ha appena salutato Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, che cosa cambia? Ma credo che non cambieranno tante, probabilmente la gestione del gruppo sarà diversa perché sono uomini diversi, mi sembra che sia naturale. Sono due grandi allenatori, quindi no, da questo punto di vista non cambiano. Prossimo campionato sempre duello Napoli-Juve? No, si inseriranno altre squadre, io credo che l'Inter farà un percorso d'avvicinamento a questa squadra.